Ciao a tutti, io sono Mirko, giocatore di ruolo e master dalle Notti Magiche di Italia 90. Dal 2013 collaboro con l'evento Old School di Luca Comics and Games e dal 2018 ho aperto questo canale YouTube in cui si parla di fumetti, giochi di ruolo ed altre cose a tema nerd. Se il video che state guardando, più tutti quelli che passeranno sopra il mio testone, più quelli che sono sul canale, dovessero essere di vostro gradimento, potete prendere in considerazione l'idea di iscrivervi, commentare e condividere. Sono attive le tips sotto tutti i video per poter donare una piccola mancia al canale. E se volete, al costo di 2 euro e spiccioli al mese, potete abbonarvi. Chi si abbona riceverà 2 meravigliose spille grandi, perché a noi piacciono le cose grandi. Vi chiedo cortesemente un like sulla fiducia per poter sconfiggere il temibile algoritmo di YouTube, e vi ho rubato il solito minuto. Allora, questo è l'ExoSuite inventato da Francesco in questo momento, che è meraviglioso, e adesso parliamo di Vampire The Masquerade quinta edizione. Come sapete, ho già fatto 3 video anni fa appena uscì. Stiamo giocando una campagna dal titolo Sangue Antico Destino Oscuro. Oggi parliamo del primo dei 2 moduli usciti quasi in contemporanea col manuale base, che potete trovare nel meraviglioso slipcase che li contiene tutti e 3. Sto parlando di Camarilla. Allora, il manuale di Camarilla è un bellissimo cartonato di 203 pagine, lo stile è come al solito quello della quinta edizione di Vampiri, 39,90 euro. Quindi questa settimana c'è Camarilla, la prossima c'è la sua controparte, cioè gli anarchici. E poi, se ho voglia e se vorrete, parleremo anche della seconda inquisizione, scrivetemelo nei commenti. Allora, questa che è Camarilla è la guida definitiva alla società segreta più spaventosa che sia mai esistita. Il manuale è scritto come una raccolta di documenti da appunto messi insieme dalla famosa Toreador Victoria Ash e indirizzata al suo ipotetico bambino, al suo ipotetico infante, che sareste voi che leggete il libro. Cos'ha di particolare? Allora, intanto proprio il modo che ha Victoria Ash di porsi nei nostri confronti. Quindi c'è tutta la storia dei vampiri, dei Kainiti praticamente. Allora, cos'è la Camarilla intanto, brevemente? Camarilla è un'organizzazione che raccoglie tutti i vampiri. Questo era quello che era in origine. Nella quinta edizione non è più così, perché sappiamo che c'è stata la chiamata, sappiamo che c'è tutta la storia. Al piano di sopra spostano i mobili, maledetti, maledetti loro. Francesco la pensa esattamente come me. Quindi Victoria Ash ci racconta quello che è successo alla Camarilla e come la Camarilla ha deciso di affrontare tutta la situazione che è successo con l'arrivo della seconda inquisizione, eccetera eccetera. Poi i capitoli sono 8, sono 8 più 1-2 appendici. Allora, il primo si intitola Vista dal Vertice e racconta, qui vado veloce perché le cose interessanti sono loro.
Quindi col primo capitolo, Vista dal Vertice, ci sono c'è descritta la società vampirica, il circolo ristretto e la diplomazia che è all'interno e che permea tutta la struttura della camarilla. Il secondo capitolo, qui si comincia già ad entrare all'interno, sempre più dentro la cultura. Il secondo si intitola La nostra fede e riguarda la religione. Sempre ci sono articoli che racconta di come i vampiri fossero distortamente pii e di come nei secoli si sono liberati dalla religione e cosa alla fine l'ha sostituita. Ci sono testi su culti, su eresie, su ordini, addirittura c'è una cerimonia cattolica, spero che YouTube non mi blocchi il video, blasfema. Il capitolo 3 si intitola La nostra missione ed è raccontata tutto quello, è raccontato tutto quello che fa la camarilla oggi. In una sola parola, controlla il mondo degli umani. La particolarità del capitolo 3 della nostra, dal titolo La nostra missione, è il fatto che sia strutturato come un sito web aziendale. Il capitolo copre tradizioni, copre la masquerade e spiega con estrema attenzione cosa sia la masquerade e che è il mezzo attraverso il quale i vampiri evitano attenzioni indesiderate in un mondo in cui le telecamere sono onnipresenti. Ho dato un colpo alla telecamera. Francesco vi fa vedere la sua seconda creazione. Scusate anche per gli effetti sonori. Il capitolo copre le tradizioni, la masquerade, che questo l'abbiamo detto. Includono argomenti su come mantenersi al passo con la cultura, addirittura mi ha fatto ridere, c'è scritto come pagare le bollette o come utilizzare la masquerade non più in funzione passiva ma in funzione attiva come arma. Molto bello e interessante. Qui poi c'è una parte, poi parleremo di un problema grosso all'interno, che era all'interno del manuale. Più avanti, che chi è stato dietro un po' alla storia della quinta edizione di Vampiri dovrebbe sapere già. Capitolo 4, La guerra della Ghenna. Sono 12 pagine che un Ventru ha scritto a chi si occupa, a chi gestisce la guerra per conto della Camarilla. Quindi tratta sia dell'evento immaginario che delle devastazioni della guerra, dell'essere un rifugiato e di affrontare la perdita. È qui la questione, dove si parla appunto della guerra della Ghenna. Se sapete, cioè, è successa una cosa che ha un po' cambiato ha cambiato alcune cose del manuale, ci sono stati un po' di problemi da parte della White Wolf e della Paradox, ma questo poi ne parlo alla fine. Quindi, il capitolo tratta appunto dell'evento immaginario, delle devastazioni della guerra, dell'essere un rifugiato e di affrontare la perdita. Per chi non lo sapesse, ma come dice qualcuno più bravo di me di Livorno, se non lo sapete, Francesco sta chiudendo il cassetto, in ginocchio sui ceci, la guerra della Ghenna è un conflitto fra Sabbat e Camarilla che viene combattuto in Medio Oriente. La Camarilla oggi sta cercando di contenere il conflitto e il Sabbat motivato di contenere, scusate, il Sabbat che è motivato religiosamente, che cerca di portare alla luce le tombe e distruggerne il contenuto, cioè sta cercando gli antediluviani per farli fuori. Ok? La cosa bella è che al Sabbat non gli interessa più un tubo della masquerade. Adesso è compito della camarilla tenere la cosa
nascosta, ed è la parte bella, cioè la camarilla deve attivare la mascherina e tenere le cose nascoste mentre c'è la carneficina, mentre c'è il conflitto. Veramente bella questa parte qui. Capitolo 5, vado veloce, siamo già a 10 minuti, ma cerco di chiudere il più velocemente possibile. Capitolo 5 è la dedicato alla seconda inquisizione. È veloce questo, parla appunto di questa operazione laica e intergovernativa contro i fratelli, contro i Kennedy. È velocissima questa, ne parlo poco perché ci sarà un manuale apposta dedicato alla seconda inquisizione. Qui è solamente spiegata, quindi lascia anche un po' perplesso. Ma questo secondo me è un altro problema del manuale, che è il problema che abbiamo già affrontato in tutti i manuali della quinta edizione del gioco di ruolo più famoso del mondo, se avete già cominciato ad avere un'idea di quello che sto dicendo. Capitolo 6, lealtà e ordine. Qui parla, ed è forse la prima volta nei manuali di vampiri che viene affrontato questa questione. Lealtà e ordine è l'organizzazione della società dei vampiri, cioè racconta come è strutturata la Camarilla, quindi il legame di sangue, la coterie, le coterie ereditarie, i giuramenti, l'età e la generazione, cosa è un matrimonio di sangue, e se questi sono gli argomenti che sono trattati nel capitolo. La cosa bella è che mentre prima nel Vampiri la Masquerade, per capirsi, le coterie erano unioni volontarie di vampiri, qui le coterie sono istituzionalizzate e funzionano come una struttura preesistente di potere sociale. Ok? Quindi per la prima volta le coterie sono istituzionalizzate. Ma ora si arriva alla parte a due delle parti più cicciute, che sono appunto il capitolo 7 e l'8. Il capitolo 7 si intitola La Corte. E qui è fico, veramente fico, perché è la base della cultura vampirica. Questo è un capitolo veramente bello. C'è descritto che cosa fa il principe, chi è, che cosa fa il principe, i suoi doveri, il suo stile, e ci sono anche alcuni esempi. Veramente mi è piaciuto veramente un sacco. Poi c'è il siniscalco, il consiglio dei primogeniti, che rappresentano il clan più importanti del dominio, lo sceriffo, che è la polizia. Sono tutti termini che c'erano anche nell'altro manuale, nell'altra edizione del gioco, però qui dà un senso di struttura ben delineata, come se fosse, vi ho già detto un paio di volte, come se fosse tutto istituzionalizzato. Mi è piaciuto veramente tanto, anche perché tantissimi termini, sceriffo, l'araldo, eccetera eccetera, sono tutti presenti anche in un'altra serie TV di vampiri, che è True Blood, se l'avete visto. Se non l'avete visto, dovete andarla a recuperare. Voi fate conto che c'è una copertina sul mio computer di quasi 2 anni fa, in cui ne volevo parlare, ma tuttora procrastinerò fino alla fine. Cioè, è spiegato che cos'è il custode dell'Elysium, quindi è veramente bello, mi è piaciuto veramente tanto, anche perché tutta questa parte qui è delineata e descritta per le città più importanti, quindi è descritta com'è la corte ad Aleppo, a Bruxelles, a Gerusalemme, a Rio de Janeiro, a San Pietroburgo, a Costantinopoli, mi raccomando, non chiamatela Istanbul, si chiama Costantinopoli. Quindi veramente il capitolo 7 mi è piaciuto veramente un sacco, l'ho divorato ed è fatto veramente veramente bene. L'ottavo capitolo introduce una serie di meccaniche nuove. Quindi ci sono i 5 clan che fanno parte della Camarilla, che sono Ventru, Tolomer, Toriador, Malkavian e Nosferatu, e vengono qui introdotti i Banu Hakim, cioè gli assassini,
cioè gli assamiti, diciamolo bene, prima che qualche purista che sottoscriva, ehi cazzo, non sono assassini, sono assamiti, ok? Quindi ogni clan viene descritto approfonditamente anche col suo rapporto con la camarilla, ok? La parte bella è che adesso si possono interpretare i Banu Hakim, quindi ci sono descritte le regole per creare un fratello, un personaggio assamita, ok? Quindi coprono il terreno di caccia, l'inclusione, il regolamento principale, cioè tutte aggiunte al regolamento principale, ok? E questo mi è piaciuto veramente tanto. Vengono poi descritti brevemente gli anarchici, o almeno come la camarilla vede gli anarchici, perché poi vedremo che ci sarà anche il video e ci sarà il capitolo su come gli anarchici vedono la camarilla, ovviamente. Quindi sono tutti quelli degli anarchici. E poi c'è descritto anche il sangue debole e due o tre paginette dedicate al Sabbat. Però qui la parte, si può dire che forse il capitolo 8 è in assoluto quello più dedicato alla meccanica del gioco. Poi ci sono le schede di alcuni personaggi importanti, PNG importanti, come c'è Fatima Al-Fakadi, c'è un lignaggio nuovo, un lignaggio puro dei Ventru, e poi c'è soprattutto la nostra fichissima Victoria Ash, che se avete 5 punti, 5 pallini a mentore, potrebbe essere addirittura la vostra mentore tra i Toriador. Ok? L'ultimo si conclude con, a parte, vabbè, c'è tutto un book fotografico che secondo me non spiega assolutamente niente, ma quello è gusto mio personale. Conclude il libro, oltre a questo book fotografico, la parte del conflitto istituzionale. Mi ci dedico un minuto al conflitto istituzionale, perché è bello l'idea che adesso la camarilla possa utilizzare le società, le multinazionali, le corporazioni, degli umani per portare avanti i propri piani. Si è sempre detto, i Ventru comandano, si è sempre detto, sempre stato detto, qui però lo spiega meglio, quindi sono le cose che mi sono piaciute. Poi, allora, come al solito, cos'è che non mi è piaciuto? Allora, mi è piaciuta tutta questa parte delle meccaniche, mi è piaciuto. Però, secondo me, ci sono due cose che... Allora, la prima cosa che manca è una cosa che era uscita all'epoca, di cui io parlerò pochissimo, che era una parte molto cruda dedicata alla guerra in Cecenia, al secondo conflitto ceceno, che va dal 99 al 2009. Raccontava la crudeltà della guerra, eccetera, eccetera, e c'erano anche le persecuzioni omosessuali. E sembrava, da come ne parlava la Paradox, che erano tutte, sia la guerra, sia conflitti generali, sia le persecuzioni sugli omosessuali, erano tutte attribuite ai giochi di potere dei vampiri. Sembrava, da quello che ho letto in rete, perché anche ricercare queste cose era abbastanza complicato, e ora è una notizia vecchia, cioè adesso nel PDF che voi avete potete comprare da NID anche il manuale fisico, questa parte qui non c'è, ma c'è un messaggio al lettore. Boh, non lo so io se ce l'avrei lasciato o meno, però poteva servire per introdurre ancora di più i vampiri nella società moderna, e poteva essere utile per
far capire che i vampiri sono mostri. Tanto torniamo sempre al solito discorso. Quindi, secondo me, ecco, poteva essere lasciato, boh, non lo so, poteva essere magari spostata ancora più indietro a cercare un altro conflitto, ma quello, insomma, guarda come. E ha rischiato di far chiudere White Wolf, quindi ha preso la Paradox, ha subito una ristrutturazione, quindi c'è stato un po' di casino in termini tecnici con questa parte qui, che poi è stata tolta. L'altra cosa che a me non è piaciuta è il fatto che, come al solito, l'idea di leggere questo manuale è come aver letto un manuale della quinta edizione del gioco di ruolo più famoso del mondo. Tante idee, soltanto approcciate. Cioè, mi parla di questo, bene, due righe. Mi parla di questo, bene, quattro righe. Il master si deve mettere lì e lavorare di fantasia per ristrutturare tutto. Ma è quella la cosa che non mi è tanto piaciuto. Però ecco, secondo me è un libro da avere, perché permette di fare un sacco di cose, quindi è un libro che deve essere preso, sia questo che il gemello, di cui parleremo la prossima settimana, e non alleggerisce assolutamente il lavoro al narratore, zero, perché il narratore, una volta che se l'è letto, magari lo legge anche tutto d'un fiato, perché è estremamente discorsivo, la parte delle meccaniche sono in due capitoli, quindi è estremamente discorsivo, quindi lo può leggere anche tutto d'un fiato, però poi gli lascia il discorso di dire e mo? E questo è il problema. Quindi il narratore ci deve fare un po' di lavoro, anche per togliere i pezzi da una parte e dall'altra, e è un po', può essere un po' noiosa questa parte qui. Però ecco, questo è il libro gemello di cui parleremo la prossima settimana, secondo me devono essere presi assolutamente. Assolutamente. Un complimento all'allora curatore della linea, al traduttore, insomma c'è stato un grandissimo lavoro, e c'è tuttora un grande lavoro per la parte del mondo di Tenebra dedicato della quinta edizione. Allora, sapete cosa dovete fare, noi ci vediamo, non lo so perché è finito anche Ritorno al Futuro, e insomma ci troviamo in giro, e poi ci sarà da prepararsi per gli annunci di Play. Ciao e alla prossima!